Ciao a tutti! Nell'immaginario collettivo, il cantante lirico ha spesso qualche chilo di troppo, un corpo pingue ben lontano dall'ideale moderno della modella taglia 40. Ma è veramente così? Ovviamente dipende dai casi. Come nella vita di ogni giorno, anche nel mondo dell'opera ognuno ha il diritto di essere così come lo desidera. Ma è di certo innegabile che ci sia una forte tendenza nel mondo teatrale di prediligere belle presenze e non solo belle voci. Se pensiamo che questo sia influenzato dal modello attuale di donna, del cinema e dalle passerelle, in realtà ci sbagliamo. Questa predilezione ha origini ben lontane, con svariate documentazioni del mondo dell'opera che risalgono anche ai secoli scorsi. Il fenomeno oggi molto discusso del body shaming, ovvero il deridere una persona per il suo aspetto fisico, è purtroppo vecchia come il mondo, ed anche nel passato operistico i casi sono numerosissimi. Cantanti scartati o derisi per il loro peso, uomini e donne, ma diciamolo, soprattutto donne. C'è chi la prende con ironia, c'è chi cerca di non reagire, ma è certo che commenti spesso pesanti sulla fisicità non possono che ferire. D'altra parte, ognuno di noi è a conoscenza del proprio corpo. Sottolineare determinate situazioni, magari scrivendole anche su delle critiche, mettendole quindi sotto gli occhi del mondo, non è cosa semplice da accettare e sicuramente porta con sé una certa amarezza. Inoltre, si tratta sì di spettacolo, con la necessità di una presenza adeguata, ma si tratta principalmente di arte e le qualità vocali, tecniche ed interpretative dell'artista dovrebbero comunque prevalere sulla fisicità. Se risaliamo addirittura al 1700, troviamo già delle testimonianze. Il soprano Caterina Visconti, nota per la sua voce acuta e flessibile, era popolare in Italia negli anni dal 1729 al 1754. Fece anche numerose tournée a Londra. La signora era di dimensioni ragguardevoli e in una di queste tournée degli ammiratori si trovarono a discutere della sua età, che secondo uno di questi era di 22 anni. Lord Chesterfield, diplomatico inglese, ribatté sarcasticamente: «Intende stone, signore, non anni». Gli stone erano un'unità di misura utilizzata dal sistema di unità imperiale britannico e corrisponde a 140 kg. Molto educato scriverlo in delle cronache. Se pensiamo all'opera La Traviata, alla splendida Violetta Valéry, giovane cortigiana parigina, pensiamo ad una figura sottile, gravemente malata di tisi, bella e leggera fino alla sua fine. La pensavano così anche nel 1853, alla prima mondiale dell'opera alla Fenice di Venezia. La Violetta prescelta era però Fanny Salvini Donatelli, una cantante dalle forme, diciamo, morbide. Verdi, allarmato dalla scelta del teatro, non per le doti vocali, ma per la figura della cantante, scrisse immediatamente chiedendone la sostituzione. Le lettere non viaggiavano però alla velocità di oggi e la comunicazione arrivò in ritardo e ormai la cantante era già stata scritturata. La prima di quest'opera fu notoriamente un fiasco e la cantante fu derisa. Nell'ultimo atto, quando il dottore dice «la tisi non le accorda che poche ore», qualcuno malignamente urlò «non vedo alcun consumo, vedo solo l'idropisia», ovvero che il soprano era gonfio di liquidi. Questo scatenò delle risate e mentre l'opera continuava, le risate aumentavano. Non solo la derise il pubblico, ma anche i colleghi tenore e baritono. Derisa quindi dalla sala e derisa anche dal palco. Verdi scrisse al direttore ed amico Emanuele Muzio: «La Traviata ieri sera, fiasco!» E ancora: «La Traviata ha fatto un fiascone!» E peggio ancora, hanno riso! Di diverso avviso furono invece i critici. Nei vari articoli l'esecuzione del soprano fu lodata, mentre tenore e baritono decisamente no. Sicuramente avrebbero fatto meglio non ridere.
Tutto questo dimostra che la Salvini Donatelli fu derisa semplicemente per il suo aspetto, ma vocalmente era stata impeccabile. E se pensiamo alla difficoltà del ruolo di Violetta Valéry e che lei ne fu la prima interprete, chapeau. Anche un'altra Violetta Valéry, Luisa Tetrazzini, fu severamente stroncata per il suo aspetto in carne dalla critica, che prendendo spunto dall'aneddoto della prima di Traviata diceva: «Sembrava che avesse l'idropisia al posto della tubercolosi». Ma la Tetrazzini reagì prontamente esprimendosi riguardo alla sua carriera: «Qualcuno la deve alla figura, io la devo alla voce». Ed effettivamente fece una grande carriera grazie alle sue doti vocali. Luisa Tetrazzini fu grande amica di Enrico Caruso e condividevano la passione per la buona tavola. Quando si trovavano in produzione assieme a New York, facevano diversi incontri mangiarecci, molto spesso dedicati alla cucina napoletana. La Tetrazzini si rifiutò sempre di seguire qualsiasi dieta. Si narra che in uno di questi prelibati pranzi con Caruso iniziò a sentire i corsetti eccessivamente stretti e decise molto semplicemente di toglierseli. Abbasso le formalità e viva la buona tavola! Anche il tenore John McCormack cantò con lei, proprio in Traviata. La scena prevedeva che nell'ultimo atto Alfredo sollevasse la morente Violetta. Per citare le sue parole: «Come se le mie braccia stessero accarezzando un paio di pneumatici Michelin». Lo stupore del tenore nel sollevamento si percepì in sala e scaturirono diverse risate. Ma la Tetrazzini non si scomponeva, anzi ci scherzava sopra. Era solita dire: «Non voglio fare dieta, se facessi dieta la mia faccia si afflosserebbe». Durante uno dei suoi tour di addio alle scene in America, acconsentì al giornale Evening Public Ledger di Filadelfia di pubblicare una foto con didascalia, grassoccia e orgogliosa di esserlo. Successivamente ebbe un'intervista che il reporter del giornale intitolò «La Tetrazzini è grassa, non importa chi lo sa», ed iniziava così: «Ora ascoltate, voi donne che indossate taglie forti e siete orgogliose della vostra morbidezza. Alcuni sono nati per essere magri, ha detto oggi la Tetrazzini. Altri sono grassi. Io appartengo a quest'ultima classe e non me ne vergogno minimamente. Perché dovrei? Ma guarda!» Qui il soprano ha mostrato un avambraccio sorprendente. Non aveva esagerato. Il miglior atleta del mondo sarebbe stato orgoglioso di possedere i muscoli e i tendini mostrati. L'abito preferito dal soprano era di paillette nere disposte come a creare un enorme pavone, la cui testa stava sulle sue spalle, il collo e il corpo passavano sul suo petto, mentre la coda colorata si estendeva sullo sterno. Questo abito aveva anche un consistente treno, ovvero uno strascico. Ivor Newton, che l'accompagnava ai suoi concerti in Inghilterra, aveva sempre paura di calpestarlo e di danneggiarlo. Una volta, durante un concerto, dietro le quinte si mise a parlare con un pompiere e disse: «Hai mai visto un treno del genere?» E il pompiere rispose: «Non è il treno che sto guardando, ma la locomotiva che lo sta tirando». Tempo dopo, Newton chiese alla Tetrazzini come mai avesse smesso di cantare l'opera e lei ironicamente rispose: «Perché nessun falegname di palcoscenico è in grado di costruire un ponte che non crollerebbe sotto di me». Il soprano americano Lillian Nordica era un famoso soprano drammatico, grande interprete soprattutto del repertorio wagneriano. E anche lei mutò la sua forma fisica nel tempo, probabilmente a causa di problematiche emotive legate al suo matrimonio. La portata della sua voce era così mastodontica che Henry Fink scrisse: «La più grande orchestra non poteva immergersi in quel maremoto di suono». Purtroppo le sue problematiche la portarono ad ingrassare sempre più, al punto che il critico James Anecker la definì in un articolo:
come un grande divano pesantemente imbottito. Il critico era decisamente più interessato alla sua fisicità che alla sua vocalità straordinaria. Il repertorio wagneriano ha una presenza orchestrale massiccia. Una voce come la sua, che riusciva a coprire un'intera orchestra di quella portata, doveva essere qualcosa di veramente eccezionale. Purtroppo le registrazioni dell'epoca non potevano catturare tutti gli armonici della voce e quello che possiamo ascoltare oggi, inciso da lei, non rende questa maestosità. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like di supporto, condividilo, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi.